questo momento forse non lo si augura a nessuno di ricoprire la carica di segretario provinciale. Tra l'altro va ricordato che chi andrà a ricoprire la carica a chi andrà a ricoprire questa carica viene richiesto un grosso sacrificio in termini di impegno personale e anche in termini di lavoro, perché bisogna ricostruire appunto anche l'immagine del Partito Democratico Irpino. Ora intanto creiamo le condizioni perché si arrivi effettivamente al congresso. Poi secondo me sarebbe auspicabile cercare di trovare anche una sintesi sia sul programma, sulle cose da fare, sia sulla persona del segretario. Oggi è prematuro anche parlare di candidati. Si è parlato tanto di Beniamino Palmieri, ma non c'è mai stata questa candidatura ufficiale. Beniamino Palmieri credo che sia riconosciuto da tutti come un bravo sindaco del Partito Democratico. Si è candidato alle regionali riscuotendo un ottimo successo anche personale, credo, perché come ricorderete le candidature arrivarono all'ultimo momento, soprattutto quella di Beniamino Palmieri, dopo una lunga battaglia, tra l'altro battaglia che certificò come allora non ci fossero già i numeri nemmeno in assemblea provinciale, mi sembra che meno del 50% dell'assemblea votò quella lista. E quindi dopo aver fatto questa battaglia ha continuato a fare sindaco, vincendo di nuovo bene a Montemarano senza chiedere nulla a nessuno, nulla al partito, senza ottenere ricompense di alcun tipo, come è capitato magari anche per altri candidati. Quindi secondo me comunque rimane una risorsa importante del partito. Ma è il classico fulmine al ciel sereno, nel senso che la settimana scorsa abbiamo incontrato Ermini insieme, appunto è stata ribadita la nostra volontà di dare una mano in questa fase delicata. Mi spiace che De Luca abbia annunciato tramite conferenza stampa queste sue dimissioni, spero che ci ripensi. Tra l'altro, appunto, se dovessimo riuscire a celebrare il congresso in tempi brevi, questa funzione del direttorio ormai volge al termine. Ma noi siamo del Partito Democratico, siamo all'interno di un partito nazionale, quindi eventuali primarie per le elezioni dei parlamentari non fanno paura a nessuno, tantomeno a me, ma verranno decise a livello nazionale, non le decidiamo ad Avellino. Di Maio sarà il leader del Movimento 5 Stelle alle prossime politiche, sarà Renzi quello del PD? Ma Renzi è quello del PD, perché Renzi è il segretario del Partito Democratico, è stato riconfermato da poco tempo e nel nostro statuto c'è scritto che il segretario è anche il naturale candidato alla Presidenza del Consiglio. È chiaro che con questa legge elettorale torniamo sostanzialmente ad un sistema proporzionale, a meno che, come ci auguriamo, non dovessimo raggiungere almeno alla Camera il 40%, che significherebbe avere il premio di maggioranza. Secondo noi non è impossibile raggiungere il 40%, l'abbiamo raggiunto alle europee e alla fine dei conti lo si è raggiunto anche al referendum, dove eravamo da soli sostanzialmente a sostenere il sì. E sinceramente non capisco chi si augura la sconfitta alle regionali in Sicilia per mettere in discussione Renzi o aspetta le prossime politiche per mettere da parte definitivamente Renzi. Dobbiamo ammettere che Renzi ancora oggi porta un valore aggiunto di consensi al PD, che il PD senza Renzi non raggiungerebbe. E tra l'altro anche le polemiche che vengono da sinistra non le capisco tanto, perché il mio collega D'Attore in Commissione Affari Costituzionali, quando si parlava di proposta di legge tedesca, non voleva la soglia del 5%, ma voleva quella del 4%. Quindi se questa aggregazione di sinistra non raggiunge il 5% per loro stessa ammissione e il PD dovesse andare alle elezioni senza Renzi leader come loro vorrebbero, la somma di questo centro-sinistra arriverebbe al 25-30% e col 25-30% le elezioni non si vincono. Quindi diciamo, mettiamo da parte queste polemiche e lavoriamo perché ci possiamo presentarci alle elezioni con una squadra credibile e cercando di vincere le prossime elezioni, anche utilizzando il tempo da oggi alle elezioni per dire tutte le cose che comunque sono state fatte nell'arco di questa legislatura. Sono contento del fatto che finalmente si sono accorti che le alleanze con Forza Italia sono innaturali. Vedo tornano a parlare di politica e non parlano più di alleanze programmatiche, però continuano ad offendere il PD, ad attaccare il PD e questo non va bene, perché l'educazione anche in politica come nella vita è importante. Quindi quando i toni torneranno normali io credo che si possa anche tornare a discutere tra forze politiche.